Hiroaki Kadewoshi comincia sprombattuto la partita e dà la prima occasione del match con Sportoletti che impegna subito lo turco. Poi c'è questa azione caparbia in pressing portata da Parisella che ruba palla al numero 10 avversario Millozza e va a realizzare il gol del 1-0, il gol del vantaggio dunque da parte della squadra di casa che è sembrata subito molto più reattiva rispetto alla città di Latina Oratorio che ha avuto questa occasione con Genovesi. Poi c'è la rete molto bella realizzata dal giocatore della Rocca Secca Giovannelli che ha superato in dribbling il numero 4 della formazione ospite Villani che non è riuscito a contenerlo. Poi c'è ancora questa chance da parte del Rocca Secca De Vosci che non viene però concretizzata. Genovesi ci prova, ma Dotale è molto attento, molto vigile. Il portiere ha fatto sicuramente la sua parte in questo incontro. Poi c'è ancora questa palla persa. Città di Oratorio che non sembra molto attento in questa prima parte della partita, ma fortunatamente Rocca Secca De Vosci non ne approfitta con questo contropiede. Conclusione poi alta da parte del capitano Millozza della città di Oratorio. La partita è ancora sul 2-0, ma Rocca Secca De Vosci ha ancora questa chance. Tu per tu con il portiere fallisce, ma si fa ipnotizzare il numero 4 Giovannelli che non realizza questo gol. Poi c'è ancora un ennesimo contropiede, il colpo di tacco delizioso, delizioso da parte di Bernabei che smarca Parisella da due passi, non può far altro che imbucare il pallone in fondo al sacco. Splendido davvero il colpo di tacco da parte di Bernabei, un preziosismo raro in questi contesti. Difesa del Città di Oratorio rivedibile che subisce il gol del 4-0 ancora una volta da parte di Bernabei, disperato l'allenatore ospite Troplini che davvero non sa più quali tipo di indicazioni dare alla sua squadra che in difesa è sembrata veramente pagare a caro prezzo tutte le disattenzioni. Ancora un gol realizzato da Fiore per il 5-0 di Rocca Secca De Vosci, un primo tempo davvero inguardabile per la formazione del Città di Latina Oratorio, che nella ripresa invece dimostrerà tutt'altro tipo di piglio, di personalità alla squadra ospite che cercherà quantomeno di rendere più limitate le dimensioni della sconfitta, giocando comunque un secondo tempo sicuramente più brillante. Prima occasione della partita nella ripresa da parte di Cappuccio che viene ipnotizzato però da Dotale. Ancora una volta importante l'intervento dell'estremo difensore ospite. Poi c'è questa protesta plateale portata da Troplini per alcune decisioni che sicuramente sono state discusse da lui, che è stato costretto dal direttore di gara ad allontanarlo. Poi c'è questa conclusione portata dal Rocca Secca De Vosci, comparata ancora determinante da parte di Lopinto Genovesi, che è stato sicuramente il migliore degli ospiti, ha provato questa conclusione terminata sul palo, tiro libero che viene calciato da Fiore, che trova ancora una volta Lopinto preparato, pronto e reattivo. Il Città di Latina Oratorio però a questo punto preme ancora una volta sull'acceleratore. C'è Genovesi che si inventa questa rete di punta con la difesa di casa che era totalmente schierata. È stata un'invenzione da parte di Genovesi che concede anche il bis con la punta del piede destro, realizza il gol del 5-2, accorcia dunque le distanze e dà anche una velleità di rimonta alla squadra ospite, che viene però immediatamente spezzata da questa rete da parte di Galateo che firma il gol del 6-2. Rocca Secca De Vosci dunque sugli scudi, una ripresa che non è stata senz'altro brillante, senz'altro giocata a ritmi elevati come il primo tempo, ma comunque sempre molto solida da parte della formazione di casa che ha gestito il risultato senza subire poi troppi patemi. C'è questa rete però conclusiva realizzata da Mari, molto bella, da posizione defilata molto difficile. Città di Latina che dunque realizza la terza rete, la partita finisce qui 6-3 per la formazione di casa che conquista 3 importanti punti in classifica.